Nessun individuo può essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Come recita la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, anche chi ha commesso un reato e si trova in prigione a scontarlo. Eppure sembra che, in molti carceri del nostro paese, questo principio non venga applicato per mano del braccio violento di alcuni agenti della polizia penitenziaria e del placet delle strutture carcerarie. Ma cosa ne pensa di tutto questo il nostro Presidente del Consiglio? Per ottenere una risposta, ci rechiamo a Palazzo Chigi, dove è previsto un incontro ufficiale tra Enrico Letta ed il primo ministro dell'Albania, Edi Rama. Il cerimoniale è articolato e pomposo. Mentre attendiamo i due presidenti del Consiglio, il coordinatore della sala stampa, Giuseppe Cioeta, ci esprime la sua preoccupazione per il caso di Federico Perna. C'è una persona che in quelle condizioni può uscire in quel modo. L'incontro ufficiale con la stampa dura pochi minuti, quindi Letta va via senza concedere uno spazio alle domande. Presidente, una domanda sulle carceri. Presidente! Riusciamo però a prendere una battuta dal primo ministro albanese. Quello che fa della democrazia un sistema superiore è esattamente il fatto che tratta con rispetto la persona umana in qualsiasi condizione. Anche un detenuto deve avere i suoi diritti umani tutelati nel suo mondo chiuso. Il giorno dopo ci presentiamo al Consiglio dei Ministri. Il presidente Letta illustra le nuove mosse del governo in tema di finanziamento pubblico ai partiti. Purtroppo, ancora una volta, se ne va senza permettere una nostra domanda. Andiamo a chiedere spiegazioni al portavoce, Gianmarco Treviso. Non so che dirvi. Ma non è una priorità vostra, rispondo. Sono 65.000 detenuti con le famiglie che ci guardano, una battuta di rassicurazione. Guarda, c'è un provvedimento in arrivo che doveva passare. Ma magari, il Consiglio dei Ministri. A maggior ragione ce ne può parlare, voglio dire, che dica una parola su questa cosa qua. No, non è in programma. Ci stanno seguendo su questa cosa qui, ma come sono in grado? Cioè, ci sono comunque un tema annoso. Noi abbiamo portato, abbiamo scoperchiato un sistema di problemi grossi all'interno delle carceri e delle detenzioni italiane. C'è una parola di quante volte vedi Letta apparire in trasmissioni televisive? Questo io non lo so, mi interessa, però voglio vederlo nella mia. Ti dico, siccome ho tante richieste, non sono in grado di soddisfarla. Quindi io sono qua, ho aspettato da ieri. A volte non ce li ha neanche permesso, devo chiedergli una cosa. Quando il presidente esce da Palazzo Chigi, c'è l'ultimo disperato tentativo. Risponde una domanda sulle carceri, presidente! Sembra che a Letta, però, davvero non importi farci sapere cosa vuole fare per la sorte dei detenuti italiani. E invece al presidente del Consiglio Letta importava, perché questa era una ripresa che avevamo fatto qualche giorno fa. In realtà, poco fa è arrivata a Benelli una lettera da Palazzo Chigi, proprio da Letta. Cosa dice? Sì, buonasera a tutti. La nostra insistenza in qualche modo è stata premiata e Letta, l'onorevole, ci ha mandato a qualche riga, ne leggo alcuna. Lui dice: sulla questione specifica dei maltrattamenti all'interno dei penitenziari, l'amministrazione competente ha da tempo messo in campo strumenti amministrativi e accertamenti diretti. Per la morte di Federico Perna, l'attività ispettiva già in corso è stata estesa dal Ministro della Giustizia al fine di verificare, in generale, l'esistenza di casi di maltrattamento all'interno del carcere di Poggioreale. Quando si parla di maltrattamenti, infatti, si parla di fatti che costituiscono reati, sui quali la competenza è delle procure della Repubblica.